Salve a tutti, buongiorno e bentornati in un nuovo video. Oggi uscita praticamente di fine estate. È il 21 settembre, abbiamo deciso io e il socio Roberto di venire a fare un giro nel parco d'Abruzzo. Siamo a Pesca Seroli sul sentiero B5. Insomma, stiamo concatenando alcuni sentieri per fare un anello molto interessante. Questo anello prevede l'arrivo al rifugio Peschio di Iorio, che è praticamente sopra le mie spalle. Non ho fatto troppe clip stamattina appena partiti perché stavamo semplicemente risalendo le piste da sci degli impianti e non mi sembrava molto interessante, a parte qualche tappeto di funghi, ma oltre a quello non c'era nulla da farvi vedere. La cosa bella di questo itinerario è sicuramente il fatto che a fine settembre, come oggi, praticamente siamo circondati da cervi in tutte le direzioni, e da stamattina fino adesso purtroppo il microfono della Sony non l'ha rilevato, ma si sente il bramito del cervo in continuazione, qualcosa di spettacolare. Per tutta la prima ora e 30 di cammino siamo rimasti chiuso all'interno del bosco, ma adesso il panorama inizia ad aprirsi e siamo quasi arrivati al rifugio, dove ci fermeremo per colazione. Come sempre seguitemi su Instagram per vedere tutte le storie delle varie escursioni, ci saranno tutti backstage, iscrivetevi al canale e seguitemi lungo il sentiero. Così, Peschio di Iorio, mamma che roba! Ammetto che a maniche corte è ancora un po' freschino. Comunque siamo arrivati al rifugio Peschio di Iorio, stupendo. Ce l'avevo nella lista da tanto, però poi alla fine mi ci ha portato Roby. Il rifugio in questione però purtroppo è chiuso, non c'è neanche la stanza sempre aperta. Eh sì, qui c'è la lobby dei rifugi del parco. Vabbè, comunque piccola pausa, beviamo qualcosa di caldo perché è più fresco di quello che in realtà sembra, e poi continuiamo lungo il sentiero che ci porterà a riscendere passando per il santuario di Monte Tranquillo. Siamo praticamente qui al confine con il Lazio. Allora, per farvi capire la situazione, noi adesso ci troviamo qui al rifugio di Iorio. Abbiamo appena superato il balzo dei tre confini, siamo partiti da Pesca Seroli, abbiamo fatto il vallone di Peschio di Iorio, adesso faremo tutta la costa del Ceraso, che è questa qui, facciamo piccola rocca, Monte Pietroso, fino ad arrivare proprio sotto il Monte Tranquillo con il suo santuario, poi torneremo giù per il C3 e rientreremo praticamente a Pesca Seroli. Il giro completo dovrebbe essere di scarsi 19 km. Molto panoramico, devo dire, comunque tutto un sentiero di cresta, a parte la prima parte che vi ho detto passava sotto gli impianti da sci. Raga, noi siamo fermi sotto al rifugio, stiamo bevendo qualcosa di caldo e sotto di noi c'è un concerto assurdo di cervi. Roberto ha portato il cannocchiale per dare uno sguardo e effettivamente ci stanno degli esemplari enormi, impressionanti. Che contenuti ragazzi, che giri, che trekking, che montagne, cioè guardate che meraviglia. Lo so, mi dispiace soltanto che purtroppo in video non rende l'idea, ma stare qui su una cresta del genere in mezzo alle montagne, cioè questa è la montagna pura, selvaggia, cioè parco d'Abruzzo imbattibile come sempre. Questa alle mie spalle dovrebbe essere piccola rocca al quale siamo diretti. Con questa salita si conclude effettivamente il dislivello positivo della giornata e sta uscendo veramente qualcosa di unico. Dietro di me il Monte Amaro di Opi, Pesca Seroli, Monte Marsicano. Sullo sfondo si intravede il Monte Greco. Ragazzi, che vi devo dire, il parco d'Abruzzo merita. Sempre wild, sempre isolato, si vive proprio aria di montagna qua, inutile. Alle nostre spalle ci siamo lasciati il piccola rocca perché non avevamo voglia di salire fondamentalmente, quindi adesso riscendiamo qua dietro fino a raggiungere il Monte La Rocca, se non sbaglio, sti nomi sono un casino. Dopodiché si scende verso il santuario di Monte Tranquillo, anzi prima il valico di Monte Tranquillo, dove ci fermeremo per pranzo, se no ammazzo il mio socio perché inizio ad avere fame. E non so perché, ma io ho il terrore delle mucche e dei cavalli.
come vedete il mio socio no, perché sono animali inespressivi, cioè potrebbero ammazzarti da un momento all'altro, o no? E fu così che siamo arrivati anche in cima al Monte Pietroso, 1876 dietro di me. Manca davvero pochissimo al valico di Monte Tranquillo per la nostra pausa. Sto veramente soffrendo la fame. Si sta annuvolando un pochino, dicono che a valle verso la costa sia in netto peggioramento il meteo. Completamente morronica la situazione, cioè questo sembra veramente il rifugio ghiaccio della Madonna. E qua dietro sembra la vetta del Morrone. In realtà siamo a pochi metri dal santuario di Monte Tranquillo. Andiamo a vedere com'è sto rifugietto, va? Stalla review, invece no. C'è il camino. E qua un altro po' di camino. Un po' di polemica. Questo è l'Appennino, ragazzi. Se siete al di fuori dell'Abruzzo e state guardando questo video, queste sono le condizioni dell'Appennino, purtroppo. Girano i coglioni perché un territorio del genere, un rifugio del genere, in un parco del genere. Cioè cazzo, un po' di manutenzione, che schifo. Vabbè, andiamo a cucinare, va, è meglio. E lo spottino per il pranzo ce l'abbiamo. Arrivata al forno? Noodle cinese come sempre, perché qua dentro fa un freddo fottuto dentro questo bosco, però effettivamente il pasto caldo invece che la Simmental, come fa qualcuno, top Simmental del discount, tra l'altro. Quindi a questo punto direi meglio il noodles bollente, e direi che ci siamo meritati anche un teino bello caldo, che con quell'arietta che tira adesso ci sta da Dio. Stiamo per ripartire, rimettiamo a posto il reparto cucina e ci diamo, siamo quasi giunti alla civiltà dopo ore di montagna. E comunque noi non siamo proprio bravi a trovare gli spot per il pranzo, cioè sono questi posti qua a 5 metri da dove ci eravamo messi noi, vabbè. Stiamo iniziando la discesa verso il santuario. Santa Maria di Monte Tranquillo, altitudine 1600 metri. Bel panorama pure sui monti della meta, là in fondo. Tanta roba. Il C1 fa la strada, vedi? Fa la strada, però che costeggia il sentiero. Invece il C3... Piccolo aggiornamento, ci siamo spostati dal sentiero C3 al sentiero D4 che ci riporterà al centro di Pescasseroli. Tra un'oretta scarsa saremo alla macchina, quindi tutto molto bello. Ci risentiamo appena entro in paese. Ed eccoci amici carissimi alla fine di questi 19 km spettacolari nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. È arrivato ufficialmente il segnale dal Coros Vertix che dice che siamo arrivati alla macchina dove l'abbiamo lasciata stamattina. Che dire, grande trekking, ringrazio il socio che mi ha proposto questo giro, che in realtà mi sarebbe piaciuto fare piuttosto verso il rifugio Pesco di Iorio. Qua è andata meglio così decisamente, il meteo è stato perfetto, temperature ottime. In realtà il socio sta allungando tipo 30 metri per concludere, per fare cifra tonda. 19 km precisi, sei un pessimo. Ragazzi, che dire, adesso ci siamo meritati un bel terzo tempo che prevederà probabilmente un tagliere, perché ho una fame da lupi. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che sia stato di ispirazione per i vostri giri. Vi ricordo di seguirmi qui su Instagram, dove trovate tutte le foto, le storie e i vari dietro le quinte di tutte le uscite. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima montagna, alla prossima ciaspolata, non lo so perché qui è area di neve. Buona montagna a tutti e alla prossima!